Benvenuti al punto, la trasmissione in cui affrontiamo temi amministrativi, temi politici dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata e andiamo a salutare Emanuele Fiorini della Lega Nord, che è il vicepresidente della commissione d'inchiesta sulla gestione integrata sui rifiuti e conosciamo anche il Presidente della Prima Commissione Consiliare, Andrea Smacchi, del Partito Democratico. Salutiamo, oggi abbiamo ospiti in studio, è uno stage formativo, abbiamo gli studenti dell'Istituto Superiore Pieralli di Perugia, è uno stage formativo qui all'interno dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, eh, alternanza scuola-lavoro, noi li salutiamo e eh, assistono a questa nostra trasmissione. Partiamo con la situazione politica. Che si è venuta a creare dopo le nomine nella Sanità Umbra, quindi in maggioranza, insomma, avrete letto moltissimo e ascoltato in questi giorni, eh, diciamo, sulla carta stampata, ma su tutti i mass media, questa è la settimana in cui ritorna l'Assemblea legislativa, in cui ci sarà la relazione della Presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini, ma anche la settimana in cui arriverà il DEF il documento economico-finanziario per quanto riguarda appunto la, la regione Umbria e c'è proprio Andrea Smacchi che è il Presidente della prima commissione dove questo documento arriverà per l'approvazione e quindi arrivare successivamente in aula. Allora ripartiamo. Situazione politica Smacchi. Situazione politica ancora complessa, complicata. Stiamo cercando in tutti i modi di superare le problematiche che ormai da giorni stanno attraversando la maggioranza, si tratta di una crisi politica che va al di là delle, delle nomine. Eh, alcuni consiglieri eh, all'interno della maggioranza hanno sottoposto alla Presidente, alla Giunta e ai partiti di maggioranza una serie eh, di stimoli. Nel senso che riteniamo che dopo 7-8 mesi di legislatura si può fare di più, si può fare meglio, si può fare anche accelerando quello che è stato messo eh, sul tavolo eh, dagli assessori in questo periodo. Spero che nel più breve tempo possibile eh, si creino le condizioni per eh, rilanciare l'attività di governo. Però non, non ci siamo nascosti e non ci nascondiamo neanche ora. Eh, in maniera trasparente abbiamo sollevato delle problematiche per noi importanti, perché è quello che la gente si aspetta da noi, noi abbiamo fatto una campagna elettorale per eh, governare questa regione e, e la gente vuole che in maniera concreta diamo delle risposte. La situazione per questa crisi prolungata è complicata all'esterno del Palazzo e noi vogliamo stare vicini ai cittadini però con delle soluzioni, con dei progetti concreti, veloci e che possono in qualche modo rilanciare sia l'economia che l'attività di governo che è chiaramente conseguenziale. Al rilancio dell'economia. Poi entriamo nell'attività dell'Assemblea nella legislativa e della Commissione. però adesso su questa domanda specifica, Fiorini, l'opposizione o le opposizioni stanno, eh, diciamo, portando avanti no, delle iniziative eh, a livello diciamo, sia dimostrativo con eh, un'occupazione simbolica dell'Aula nella scorsa settimana, sia attraverso comunicati chiaramente. Come, come, in che modo guardate questa situazione? Ma, allora... Questa situazione è, dal mio punto di vista è abbastanza drammatica perché comunque i cittadini fuori attendono delle risposte concrete perché sono delle difficoltà anche all'interno della sanità proprio perché comunque la sanità, come possiamo vedere, è liste d'attesa lunghissime per degli esami e via discorrendo. Il PD diciamo, gioca a una lotta interna di potere. Sicuramente per alcune nomine vanno a mio avviso riviste perché un Walter Orlandi che è oltre vent'anni va cambiato. Eh, bisogna mettere gente nuova che si impegni, e... ma soprattutto la nostra proposta come Lega Nord, che era stata presentata circa un mese e mezzo fa, dove andava a modificare la legge eh, in base eh, alle nomine che prevedeva non più la nomina diretta dal Presidente Marini, ma prevedeva la nomina in base a una gradatoria che eh, veniva selezionata da una commissione esterna di esperti e l'inserimento di un test o un questionario. Questo dava modo sicuramente da modo a non più queste lotte riduceva moltissimo, anzi le evitava proprio, come ho detto prima, le evitava queste lotte interne perché andava per meritocrazia. Ho capito, chiarissimo. Allora, eh, questa situazione smacchi, eh, diciamo, all'interno della maggioranza eh, può creare difficoltà, tra virgolette, in una settimana importante come questa dove si è in commissione. Eh, poi successivamente in aula, eh, parliamo chiaramente dell'altra settimana, eh, andrà il, il bilancio, il documento economico eh, finanziario oppure è una, diciamo, una, una situazione che riguarda solo l'ambito sanitario? No, guardi, il senso di responsabilità dei consiglieri e, e della Giunta è tale che l'attività di governo e l'attività legislativa eh, non si è mai eh, diciamo, interrotta del tutto. È chiaro che c'è stato un rallentamento, non è che ci possiamo nascondere. Come eh, commissione competente in materia di bilancio, di economia e di finanze, abbiamo questa settimana. Già convocato le due commissioni necessarie per l'esame e per il voto del documento economico e finanziario, che è propedeutico poi all'esame del bilancio. Ma è chiaro che nessuno di noi ha mai messo in discussione la Presidente Marini o la tenuta della maggioranza. Quello che noi vogliamo è un'accelerazione, dare delle risposte concrete in maniera certa ai cittadini. È su questo che ci giochiamo il futuro. I cittadini delle beghe interne non ne vogliono sapere e non gli interessano. Noi in questo momento mettiamo la faccia come l'abbiamo messa in campagna elettorale per un progetto di ripresa della regione che non può più avere però i tempi della politica. È questa la nostra battaglia. La politica deve avere la capacità di stare con le esigenze dei cittadini. Se non capiamo questo, allora sì che a quel punto dovremmo fare una seria verifica di maggioranza. Ma credo che questo sia l'intento comune, bisogna trovare il metodo per arrivarci, perché quando si parla dei direttori generali della sanità si parla dei soldi dei cittadini, quando ogni direttore gestisce 400-500 milioni di euro e chi c'è da vent'anni ha gestito più di 10 miliardi della sanità e sappiamo bene che qualcosa non va pur essendo sempre a livelli alti la nostra sanità, questo significa che bisogna cambiare, andare oltre, perché dopo tanti anni ci sono delle incrostazioni, ci sono dei condizionamenti, ci sono delle problematiche che noi vogliamo risolvere. La domanda, ci sarà questo passaggio, cioè eh, come andrà a finire questa storia, nel senso che verranno riviste in un certo qual modo attraverso rotazioni o altro le nomine? Oppure si andrà avanti così? Perché altrimenti mi sembra che, che la soluzione non sia così, no? Da come la racconta lei. Guardi, intanto ci sono uh, quattro assessori e ne manca uno perché uno si è dimesso. Sì. Allora, se vogliamo che il primato della politica ritorni, bisognerà capire che non, può non possono essere i tecnici che comandano, perché sennò la politica non ha più senso. È eh, molto chiaro. Fiorini, allora poi cambiamo argomento, eh? Eh, andremo su altre, altre problematiche, altre questioni. Che dici? Sì, io in merito dico: spero che tu che arrivi in, in Consiglio e possiamo uh, appoggiare in parte o comunque se ne discuta per uh, ritornare diciamo, a prendere i ritmi di un mese fa. Allora, eh, parliamo del documento economico e finanziario di cui Smachi, a cui Smacchi prima faceva riferimento e che arriverà in eh, prima commissione. È un documento importante perché no, imposta tutto quanto il lavoro dell'attività dell eh, regionale per i prossimi mesi. Quale sarà la posizione della Lega in questo? Cosa chiederà in particolar modo la Lega tra le esigenze diciamo, principali che secondo voi vanno, a cui va data una priorità assoluta? Allora, noi innanzitutto stiamo analizzando questo documento e vorremmo introdurre una, un, diciamo, un riconoscimento, un bonus all'interno del piano finanziario. Eh, nei confronti delle casalinghe, casalinghe che oggi in base a un reddito familiare non, riescono, non percepiscono nulla, e, ma che realmente però hanno bisogno. La, la nostra, diciamo, il nostro punto di forza in questo momento è focalizzare su di loro, dandogli questo piccolo contributo. Mh, Soprattutto a chi, non per, a chi percepisce zero e a chi ha un reddito talmente basso che anche 200 euro, faccio esempio banale, anche 200 euro al mese comunque è qualcosa di significativo. I cittadini in particolare. Ma voi siete stati diciamo, uno dei, dei partiti eh, più votati no? da, dal punto di vista eh, elettorale. Tant'è che la Lega aveva un consigliere, adesso ce ne sono due, insieme a lei c'è anche Valerio Mancini. E, e, incontrate spesso la gente, no? come si legge sui giornali, quindi avete questo contatto continuo. Cosa vi chiede? Qual è la cosa principale eh, ah, su cui vi chiede di intervenire? Le persone che incontriamo continuamente, perché il nostro modo di fare politica è tra la gente, e chiedono sicurezza, chiedono uno stato economico maggiore di risolvere i problemi legati. Eh, a, diciamo, al, anche alla sanità, anche il fatto delle liste attese, come dicevo prima, di ridurre perché non è possibile migliorare sì, il miglioramento servizi in in dei genere, servizi eh. in generale, ma soprattutto il miglioramento dei servizi economici. e Soprattutto, come potete vedere, ieri abbiamo fatto la raccolta firme per modificare la legge regionale sulle case popolari introducendo 10 anni, un vincolo di 10 anni per i residenti. Perché chiedono anche, molti hanno perso la casa perché non riuscivano a pagare il mutuo e si ritrovano a vivere in condizioni saggiate alcuni anche all'interno anche dei garaggio o all'interno delle proprie macchine, delle proprie autovetture. Dunque noi che cercheremo di eh, appoggiare eh, a cambiare anche questa situazione che non è semplice. Smacchi può anticiparci qualcosa del DEF eh? cioè, sì. su cosa e su in, in quale modo insomma, la maggioranza cercherà di uscire no? piano piano? Da una crisi che sta tanagliando anche l'Umbria, lei ne è testimone perché spesso parla di fasce magari marginali e più deboli all'interno della regione, insomma in cui l'occupazione, in cui diciamo le difficoltà per andare avanti ci sono. Su cosa punterà? Allora, intanto io ve lo fai, auguri, mi scusi, ma non l'ho fatto per il suo compleanno. Approfitto perché mi sono dimenticato di farlo prima e lo vorrei fare in, non in diretta, ma insomma in trasmissione. Eh, tre sono i temi fondamentali che saranno contenuti nel DEF. Il primo è l'invarianza fiscale, quindi nessuno metterà mano di nuovo nelle tasche dei cittadini umbri. Il secondo aspetto sarà quello di eh, mettere a disposizione eh, delle risorse importanti per venire incontro alle problematiche delle famiglie che si trovano più in difficoltà. Abbiamo fatto un lavoro importante all'interno della Commissione. Che va ad integrare quello che sta facendo il governo centrale. Eh, entro il mese di giugno e luglio saremo in grado eh, di ehm, iniziare con un'operazione un che poi sarà gestita eh, di fatto dall'INPS, che porterà circa. Eh, 80 euro eh, più una quota che metterà la Regione per persona nelle famiglie che so sono più in difficoltà. Ci riferiamo in particolare alle famiglie che sono in una situazione di povertà assoluta, quindi al di sotto dei 3.000 euro di ISEE e saranno messe a disposizione circa 100 euro a persona. Quindi una famiglia con eh, due figli, eh, marito, moglie e due figli, avrà a disposizione circa 400 euro al mese. È un'operazione importante, con risorse importanti. Noi eh, come Regione metteremo a disposizione circa 10 milioni di euro della nostra programmazione europea, eh, sulla scorta del fatto che questo è un momento particolarmente complicato. Ci sono circa 30.000 famiglie che sono in una fascia di povertà relativa, eh, 8.000 famiglie in una fascia di povertà assoluta nella nostra regione. Quindi questi sono dati rilevanti rispetto ai quali la politica non può far finta di nulla, anzi deve cercare di incidere soprattutto in un periodo che può essere transitorio per la ripresa e per far sì che queste famiglie possano recuperare anche quel potere di acquisto che in questo momento non hanno. Il terzo punto all'interno del DEF sarà quello di eh, mettere a leva la programmazione comunitaria. 1585 milioni nei prossimi 5 anni che avranno un effetto leva dal 7 a 10 volte eh, rispetto a quello che metterà il, il pubblico. Quindi potremmo avere nella nostra regione circa circa 10 miliardi di euro da spalmare nei prossimi 5 anni. Se lei pensa che il PIL della regione Umbria è 20 miliardi all'anno, noi potremo aumentare il PIL del 10% per i prossimi 5 anni. Questo significa veramente ripresa e anche ripresa occupazionale. Quindi welfare e azioni per lo sviluppo economico, diciamo delle imprese, no? incentivi eccetera, questo quanto ci diceva in estrema sintesi Smacchi, Fiorini, su questi punti come, come vi mettete? Nel senso che cercherete di ampliare ancora di più queste, queste proposte? Perché mi pare che siano un po' anche le indicazioni sì, 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 sì. che arrivano. No, ottime proposte, qui eh, il consigliere Smacchi l'ha eh, enunciato e qui manterrà la parola presa oggi. Ne eh, importo. Che diceva che verrà risposto circa 100 euro in più a, a, a famiglia a componente familiare, un'ottima, un iniziativa. Però, come ho detto, detto prima, ripeto, ha preso un impegno che poi deve mantenere. Eh. Io lo ricorderai, ricorderai in insomma. aula, io ricorderemo <ride> anche insieme in trasmissione appena pass finito il, il documento. E, no, per il resto... Ve, mh, le idee possono essere differenti. Eh, però l'obiettivo eh, cioè, poi se è quello, o, o bianco, giallo, verde, l'importante è se va su verso pregiudizio, stessa, pregiudizio Nessun ma pregiudizio basato su le proposte. Sì, sì, sì. Ci sono proposte concrete per il bene dei cittadini cioè, e la Lega le appoggia. Fiorini, lei viene da un territorio, no? prima parlavamo di smacchi, lui spesso. Eh, interviene sulla fascia appenninica diciamo, in grandi difficoltà. Le viene a Terni, un territorio insomma, che, che grazie all'Ast che, che, che rappresenta un punto di riferimento per l'economia umbra indubbiamente, eh, però insomma, è, è un territorio che ha le sue eh, problematiche. No? Tant'è che c'è anche la richiesta eh, per il riconoscimento di, 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 di area di crisi insomma, no? per quanto riguarda alcune. Alcuni ambiti diciamo eh, economici e industriali. C'è anche il tema dell'ambiente a Terni nella, nella sua città, così entriamo in un'altra un tematica che affrontiamo, certo. no? che, che è particolarmente difficile. Sì, eh, abbiamo un tasso di inquinamento molto elevato. Eh, stiamo cercando di capire bene da dove proviene tutto ciò, anche se eh, si sa, diciamo, una parte viene dall'industria, perché comunque Terni era una città molto industrializzata, anche se adesso è rimasta solo per quel poco la, la ciaieria, le acciaierie. Però comunque noi abbiamo un alto tasso di inquinamento, considerando anche il fatto che noi rientriamo fra i 44 o, territori monitorati costantemente dallo studio Sentieri per l'alto tasso tumorale. Dobbiamo prendere iniziative importanti che stiamo valutando eh, per cercare di praticamente dare una risposta e, e contenere questo, di, questo dramma. Mm, faccio un passaggio veloce sull'industria. È arrivato il momento che Terni, eh, che la macchina amministrativa comunale di Ternana dia e crei sviluppo economico. Non si può più oh, pensare di, reggersi, di reggerci sulle acciaierie, ma dobbiamo dare un, uh, un rilancio di, in avanti per lo sviluppo economico perché purtroppo le industrie, come dicevo prima, da noi sono, stanno finendo. L'acciaieria, parlando degli anni 2000 anche gli anni 2000 che contava con oltre 5.000 dipendenti, adesso con Zia siamo rimasti circa a 2.002. Comunque che, che sono sempre tanti, però chiaramente ci sono tante famiglie in più in difficoltà. La stessa domanda che ho fatto a Fiorini Smacchi, lei viene da un altro territorio, voi siete come consiglieri regionali col Collegio Unico, siete rappresentanti di tutta la regione, però ecco, eh, questa è la domanda rispetto ai territori da cui, da cui provenite. Lei, Fascio Appennini, che lui viene da Gubbio... Eh, I problemi non mancano, sinceramente, soprattutto la fascia non c'era Umbra, Gualdo Tadino, Fossato di vico. Tutta quella fascia lì, insomma, eh, con eh, l'avvertenza Merloni con tutte le fasi che conosciamo benissimo. Ecco, c'è diciamo, possibilità di ritrovare uno sviluppo adeguato per le esigenze di quelle popolazioni, di quei cittadini, smacchi? Sì, credo che c'è questa possibilità e soprattutto è ancorata alla capacità da parte della politica e da parte delle imprese di eh, progettare un nuovo futuro per quella, per quella fascia appenninica. E credo che l'opportunità che prima accennavo dei fondi comunitari sia un'opportunità unica, irripetibile. Per quella fascia eh, che va eh, da eh, Gubbio eh, fino a Nocera Umbra ci sono a disposizione circa 100 milioni di euro, nel rapporto territorio-popolazione. Eh, si parte con una serie di progettazioni che sono all'interno delle cosiddette aree interne, che vanno dai servizi sociali alle infrastrutture, a, alla scuola, eh, a tutta un'altra serie di risorse che sono a disposizione. Ecco, questa è la sfida dei prossimi quattro anni, una sfida che si può vincere o si può perdere, se si vince si riparte con forza, se si perde... Credo che quella desertificazione che è iniziata con la crisi di elettrodomestici e con la crisi del settore edile possa continuare, e a quel punto. Ci potrebbero essere veramente anche seri problemi di spopolamento. Ecco, da questo punto di vista, quindi, non possiamo perdere un giorno, non possiamo perdere un attimo, anche per quanto riguarda l'attività istituzionale della regione, perché veramente là ci sono famiglie che, eh, se lavoravano entrambi, rischiano di essere entrambi espulse dal circuito produttivo, come nel caso degli elettrodomestici. Nell'edilizia siamo passati ad un meno 55% negli ultimi sette anni. Capite bene che significa che una persona su due ha perso lavoro, che un impianto su due ha chiuso. Eh, la crisi è drammatica, ma è altrettanto forte, altrettanto tenace eh, l'orgoglio delle persone che risiedono in quel territorio di ripartire, di rimettersi in gioco, chiaramente trovando un nuovo equilibrio. Eh, quello che succedeva sette anni fa non potremo pensare che eh, lo ritroviamo nei prossimi anni. Uno dei temi cari alla Lega, Fiorini, è la sicurezza, no? quindi l'immigrazione, clandestina o non clandestina, diciamo situazioni che creano particolare come dire, preoccupazione no? all'interno del, delle comunità. Eh, due punti di vista, credo, un po' diversi tra il suo e quello di Smacchi. Partiamo dal suo. Cosa fare? Allora, il problema innanzitutto è quando arrivano nel nostro territorio noi dobbiamo sapere chi sono e chi non sono, perché dall'ultimo incontro che abbiamo fatto con i prefetti il 50% la mattina dopo gira fantasma per il nostro territorio, non è possibile, non lo possiamo permettere. Ciò, anche perché non sappiamo chi è, non sappiamo nulla e poi avvengono dei fatti, come ricordo quello che è successo a Davide Raggi oppure a Gabriella Zelli distanti che si ritrovano uccisi. Per, da, non si sa, da persone che non dovevano scusate, essere neanche nel territorio ternano seconda cosa non accetto che queste persone vengano ospitate in albergo passando vita alloggio quando i, gli umbri non hanno neanche una casa o si ritrovano a dormire in un garage come ho detto all'inizio della trasmissione non è possibile. Eh, il nostro punto di vista è prima aiutare gli umbri, poi aiutare gli altri smacchi. Ma guardi, intanto sulla sicurezza, sulla legalità, e poi arrivo anche al tema immigrazione: eh, l'Umbria ha fatto una scelta importante. Ha scelto di stare dalla parte della sicurezza dalla parte della legalità e crediamo che le indagini, le inchieste che fa la magistratura, le indagini, le inchieste le interdittive fatte dai prefetti siano un'opportunità importante anche per evitare quelle infiltrazioni anche criminali che ci sono state anche nella nostra regione. Quindi credo che si riparte da lì e chi non vede queste indagini come un'opportunità chiaramente sbaglia e probabilmente ha un concetto di legalità che a noi non ci appartiene. Quindi questo è un punto fondamentale. Detto questo, guardi, noi siamo per togliere la gestione dalla politica, per ritornare a far sì che la politica sia programmazione, per ritornare alle regole certe. Noi non ci dobbiamo occupare di bandi, noi ci dobbiamo occupare di indirizzi. Dobbiamo dire cosa vogliamo, dove vogliamo portare questa regione, non dobbiamo occuparci degli appalti, delle forniture, di quello che ha portato a queste infiltrazioni, perché là a quel punto siamo più deboli e a quel punto la corruzione diventa il primo punto per scardinare anche la sicurezza e i valori della politica. Ecco, partendo da questo, e la nostra regione su questo deve essere sempre in prima linea, io vorrei ricordare... Parlando di ambiente, che questo governo è riuscito a riportare a reato il famoso disastro ambientale, che prima non era più reato. Quindi, anche quando si parla di sicurezza, di legalità, anche da parte di un partito come la Lega, bisognerebbe ricordare che loro l'hanno tolto, noi l'abbiamo reintrodotto. E questo non è poca cosa, guardi, in un, in un paese come il nostro, che è uno dei più belli in cui da questo punto di vista dobbiamo fare la differenza. Scusi e termino per quanto riguarda il tema dell'immigrazione perché è un tema importante. Eh, noi siamo per l'accoglienza, per l'integrazione, noi siamo come loro, come loro, per tutte quelle azioni che debbano in qualche modo tutelare anche i cittadini italiani. Quindi se ci sono gli irregolari, se ci sono i delinquenti, anche noi siamo per la sicurezza e la legalità. Allora, Fiorini, per rispetto dei tempi, ha un minuto se vuole replicare e poi vi faccio l'ultima domanda. No, ma è stato bravo fino a poco fa, ma adesso ha detto un po' di secondo me è andato oltre, è andato oltre perché innanzitutto l'Umbria c'è l'infiltrazione mafiosa. L'Umbria, l'infiltrazione mafiosa è presenza notevole, come possiamo, stiamo facendo notare anche i cittadini, sulla gestione dei rifiuti, sulla gestione delle discariche, dove si vede proprio, c'è cioè, proprio la presenza e eh, sono d'accordo quando dice, mh, loro sono per, ehm, perdonami a sfuggito quando dicevi… La legalità? No, per… Eh, Mm. Le inchieste sono opportunità, forse questo? No, 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 lui non è non so per l'accoglienza, ah. ma l'accoglienza noi la possiamo fare su, no, se non abbiamo problemi all'interno fra i nostri concittadini, ma dal momento ci sono problemi fra i nostri concittadini, non possiamo andare a aiutare gli altri e poi loro disaggregare. Allora, eh, come momento. dicevamo all'inizio, stanno seguendo questa trasmissione delle ragazze, sono tutte ragazze dell'Istituto di istruzione superiore Pieralli di Perugia. Eh, stanno facendo uno stage formativo qui all'interno dell'Assemblea legislativa e io oh, mi faccio portavoce loro perché sicuramente vorrebbero farvi una domanda e ve la faccio io. Che ne sarà di noi, di questa generazione che oggi ha 16-17 anni? Loro se, se avessero un microfono vi mi chiederebbero questo. Che ne sarà di noi? Cosa farete? Cosa state facendo? Cosa prevedete per noi, Fiorini? Che gli rispondiamo a questi ragazzi? Per loro bisogna per primo mandare a casa il PD che ha governato da 45 anni e ci ha ridotti in queste condizioni, può ripartire eh, ricostruendo da, ripartendo dalle fondazioni, dalle fondazioni costruendo una regione sana, pulita, dove praticamente la corruzione deve essere allo stato zero, perché se no non ci sono, secondo il mio punto di vista, prospettive. Smanchi. Sì, no io capisco che dopo aver perso il derby e ancora ci sono dei strascichi che parte il consigliere Fiorini, però insomma che la colpa sia del PD adesso su tutto, no? No, adesso a parte le battute, io credo che mh, guardate, noi dobbiamo fare l'opposto di quello che diceva sul libro un ex ministro dell'economia che si chiama il libro Rischi fatali che diceva che eh, l'Italia eh, non è più un paese dove poter studiare, dove poter investire, dove poter lavorare. Noi dobbiamo fare il contrario, dobbiamo ricreare queste condizioni e credo che la responsabilità di una classe politica, anche giovane come la nostra, sia questa, sia quella di ricreare le condizioni di vita lavorative per voi che avete unità. Eh, di formazione, ma anche per i nostri figli, sia io che Emanuele abbiamo dei figli piccoli, è chiaro che per noi l'obiettivo primario è quello di creare le condizioni per rimanere in questa regione, per lavorare e per formare una famiglia. Bene, eh, auguro a questi ragazzi di poter eh, trovare un'Umbria sicuramente come loro la immaginano, perché poi eh, non è vero che i ragazzi non immaginano nulla, pensano soltanto al presente, ma loro forse molto più di noi e provano a, a, a vedere, no? a, a prevedere quello che sarà il loro futuro. Un in bocca al lupo grandissimo a loro che ci hanno seguito, eh, stanno facendo uno stage formativo, come dicevo, nel progetto Alternanza scuola lavoro. E salutiamoli quindi questi studenti dell'Istituto Pierale di Perugia, come salutiamo tutti gli studenti che ci stanno ascoltando. Saluto anche voi, grazie, grazie. per essere stati qui. Grazie a, lei. a, Emanuele, a Emanuele Fiorini, del capogruppo della Lega Nord e vicepresidente della commissione d'inchiesta eh, per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti e al presidente della prima commissione consigliare del Partito Democratico, Andrea Smacchi. Grazie anche a voi per averci seguito, arrivederci alla prossima settimana.